L'aiuto per uno stambecco ferito alla bocca è arrivato dal cielo con il trasporto da parte dell'elicottero dei vigili del fuoco Drago 149 di un veterinario di una guardia provinciale nei pressi del lago di Sorapis a circa 2000 metri di quota. È accaduto domenica pomeriggio quando una guardia parco di Cortina d'Ampezzo e i carabinieri forestali hanno dato l'allarme per lo stambecco ferito. Il veterinario e una guardia provinciale sono stati sbarcati poco sopra il lago di Sorapis sulle Dolomiti Bellunesi per prestare soccorso all'animale. Dopo essere stato anestetizzato, il veterinario è riuscito a togliere dalla bocca una scatoletta arrugginita di tonno che impediva il movimento della lingua. Passato l'effetto dell'anestetizzante, lo stambecco si è rimesso in piedi e ha ripreso a saltare e a dominare le Dolomiti.